Scusate, Canuccio, signor Matteo. Certo, Canuccio, signor. Ho una lettera per voi, mi manda Don Michele Senzale. Una lettera? È tutta l'orda di razzo, eh! Non ti facete caso, mi capita sempre. Vi capita sempre che inghiappate lettere. A me. Caro Matteo, questo bambino è figlio di un mio compare, ma è come se fosse solo al mondo. Se puoi, fallo prendere a servizio dei tuoi padroni, perché i genitori non si curano di lui. Ciao, il tuo caro amico Michele. Com'è che ti chiami tu? Pinello. E allora, senti capo per Pinello. Io ci provo, ma se non può essere, te ne chiedo a riele. Andiamo e noi lasciamo il non ripetito. Senti, ti stai dicendo io ho il mio padrone. Se può essere, può essere, ma se non può essere, te ne chiedo. A chi è il tuo quinto? Ho uscito il servitore, mi regalò Don Michele. Senti qua, e allora? Se noi ci vogliamo che tu accia vogliere qua intra, a dire che sei mio figlio, va bene? Don Matteo, basta che mi fa mangiare, pure mamma chiamo. Bravo. Qui, buonasera cavaliere. Buonasera. E questo ragazzino che sarebbe? Ah, questo ragazzino è Peppinello, mio figlio. Siccome la scuola è finita, l'ho fatto venire qua a lavorare con me. Bravo. Tanto qui la servitù non basta mai. Come si dice, signor cavaliere? Matteo, me padre a me. Sì, si capisce. A questo ragazzino darò una decina di lire al mese. No, non esagere. E se farà bene, aumenterò. No, ma stai scherzando. Come si dice, signor cavaliere? Matteo, me padre a me. Sì, si capisce. Senti qua, Peppinello, vieni qua. E allora, questo qua è un campanello. Se sono una volta è per chiamare la cameriera di mia figlia. Tu non c'entri e non ti muovi. Se sono due volte... Comandi, per chiamare... cavaliere! Dico, a 5 mesi che suono questo campanello per chiamarti e non sei mai venuto. Questa volta che ho suonato per non chiamarti sei venuto. Cosa vuoi? Calma. Avete chiamato? Ah, oggi è un giorno di grande festa, non voglio arrabbiarmi. Vatti a mettere a quell'angolo là e non ti muovere per nessun motivo. No, apposta. Senti, Peppinello, questo è sempre un campanello. Se sono una volta è per chiamare la cameriera di mia figlia. Se sono due volte è per chiamare o tuo padre o quell'asino che è messo là. Ma se sono... 3 volte, e per chiamare te. Allora tu ti muovi, hai capito? Non dubitate, cavaliere, il ragazzo è molto intelligente. Matteo, vero che è padre a me. Sì, Matteo, il ragazzino sarà intelligente, ma io non sono mica sordo, è la terza volta che me lo dice. Bisogna compatirle, signor cavaliere. È sempre un bambino. Comunque, Peppinello, vieni con me, che ti faccio vedere quello che dobbiamo fare. Con permesso, cavaliere. Non ti muovi. Fermo. Signor padrone, la tavola è tutta apparecchiata. Durici pueste? Sì, signore, durici pueste. 5 e 5 di lato. E voi, la signorina, a capotavola, giusto? Giusto. A posto. Ma dimmi una cosa, la porta chiudiste prima che trasse i miei figli e finisce la sorpresa. Sì, a chiudio. Però ci volessi consigliare di fare levare tutti sti ciuri che ci sono a Drabban. Sono assai, fanno dolore la testa. Eppure, mi pare pure la camera è morti, assai sono. Ma che dici, cretina? La giornata di grande festa tu mi dici queste cose. Ma mi pare pure una ceduzza malaure, va. Ma lo stiamo a scusare, ma io regia perché mi sono salone. Sono più grandi, parlano più belle.
Poi come ci potessi augurare una cosa di questa signorina? Ossia, sape quanto voglio bene io. Lo saccio, basta, basta, non farà così. Del resto, mia figlia, cresciuto senza madre, è affezionata a tia. Vero. Tu non sia suo consigliere, tu non sia suo cameriera, sia suo consigliere, sì. È vero? Sì, vero, la signorina non fa una cosa senza camurici. Ah, e io voglio bene come una figlia. Ah, si pensa a Don Occinduzzo, che aveva quasi 3 anni con lui io, che ha disgraziato di mio marito, suo portò quando era così. Ma come tuo marito te l'ha stato che sia così bella? Non me la stavo io, non me la stavo io. Alla stessa tu? No, no, la colpa fu di Rucosi, da fame e di una sciafalaria. Ah, ho capito, ho capito. Sì. Non ci pensare più, sbagli della vita. Sì, pensiamo a festare oggi, pensiamo a festare oggi. Maria, dimmi una cosa. Nega per casa a mia figlia ci ha detto degli invitati della festa. Mi raccomando, deve essere una sorpresa. No, no, io niente ci hai detto. Brava, brava. Idda d'altronde dice che aveva pure una sorpresa per mia. Ma nega sai che cos'è? No, no, io niente saccio, signor padrone. Io non saccio niente. Sente Maria, quando caccio sono cristiane, non voglio che mi chiami signor padrone. E chi si può pensare, visto che io ho un poco di soldi, che pretendo questa attenzione dalla servitù? Un citigno, un citigno. Chiamami semplicemente signor cavaliere, che è più facile e più meglio. Va bene, come desidera il signor padrone. Cavaliere, cavaliere. Permesso, signor cavaliere. Dimmi, Matteo. È arrivata una lettera qua, dalla famiglia del signor La Rosa. Signor La Rosa. No. Vediamo che dice. Signor La Rosa, signor Pignata, a causa di un imprevisto, questa sera non potremo essere a cena con voi. Ecco. Tante scuse, buona serata. Stiamo mangiando. Sì, porta della rinnovo. E chi sta in giubilia? La famiglia La Rosa con Popena a cena. Adesso siamo 7 e meno. Sette. Di 12 ci passiamo a 5. Peccato, tutto il dobbiamo mangiare. Stiamo, i sordi ci sono, stiamo. Perciò, papà? Arrestiamo io, mia figlia. Mario. Mariuccio. Don Giacomo, suo marito e sua figlia. Papà? Sto bene vestita così? Bella, affascinosa, pare una bambola, una pupilla di zucchero. Sarai l'onore di tutti gli invitati. Minchia, mi scappavo. Quali invitati, papà? Io non ti riesco che c'era una sorpresa per te. Ho invitato alcune persone a pranzo, ora ho ricevuto una lettera e 7 non possono venire. Troppo picca, sì. Ah no, non saremo pochi. È il mio compleanno, è un buti a festeggiarlo più bello richiesto. Papà, Pietro, quanto sogno contento. Sì, io pure sono contento, però non ti capisco. Allora, mi spiego subito. La tua sorpresa era il pranzo. Io non dirissi che c'era una sorpresa per te. Ebbene, un mezzito, un marchesino, sta venendo qua con suo pace e suo zio per chiedere la mia mano. Oh, l'arco, l'arco, aria, aria. Mamma, papà, la tecceruta in bolona. Mamma, a furia. Gira, sai. È buono. Ma è proprio vero? Sì, sì, sì. Ti convinci perché mi vuole troppo bene. Sì. E ora per il cagoino. Che notizia così se uno. Un marchese, un principe a casa mia, figlia, figlia nobiletata, figlia fortunata. E dimmi una cosa, quando vienno? Come si è caso, tutto per barconi. Aspetto i miei segnali. E in pochi minuti viene il cagolino. Aspetta, lei stava facendo segnale. Tu, Maria, vai in cucina, avvisa servitù e prepara tutte cose. Tu, Matteo, scende uso, rapa la porta, spalanca la fortuna, cacchissimino mi viene un carrozza e con 4 cavalli. Lei sta. Sta sorando freddo. Che onore, che onore. Speriamo che non faccia una mala fiora con questa mia parrata. Chi sono tutte nobili e letterate. Sai, io sorando freddo. Papà, sta venendo mezzito. Prima vuole parlare con tia e poi faccia sere sue, va bene? Va bene. Signore Benedetto, mandatemi la buona. Cavaliere! Sì, Matteo. Di fuori c'è il marchese Pignatelli. Fatelo passare. Prego. Cavaliere, è permesso, cavaliere? Prego, prego. Eccomi al vostro cospetto per mantenere la mia promessa. Il marchese mio padre, la marchesa e mio zio chiedono di essere ricevuti per chiedere la mano di vostra figlia, bellezza mia. Io sono secco nel robbi, non saccio parlare.
attendo con grande ansia di riceverli. Elena, tesoro, è più opportuno che tu li ritiri. Ti conosceranno dopo, ti sembra? Ma sì, caro, con permesso. Cavaliere, vado e torno con loro. Mi raccomando, sì, riceveteli come si conviene. Loro hanno freddo. Speriamo che non faccia una mala figura. Signore benedetto, mandatemi la buona. Non ti muovere, eh? Cavaliere, le presento la Marchesa del Pero e la Contessina del Pero. Fortunatissimo. Il Marchese Pignatelli, mio padre. Eccellenza! È il principe di Casato, mio zio. Maestà! Vuol dire che nella nobiltà si userà così. Ma che camorri... Posso? Prego, parli, parli. Palloni, palloncini, ti ritupiti. Caro Marchese, Marchese! Papà? Signor Principe, signor Principe! Sì, io! Dica! E alla signora Marchesa e Contessina... Spero che questa mia parlata vi trovi bene d'accordo, come io spero. Sentire di te. Fratello, ma stai scrivendo una lettera? No. Non riesco a capire l'ignorante. Ido. Proseguisco, proseguisco. Spero che la mia parlata vi trovi bene d'accordo. La vostra presenza mi fa diventare un mammalucco. Anzi, che dico, un impotente. Io piglio mia figlia e ve la butto sotto il vostro manto di aristocrazia. Scusi, la tua figlia che sente freddo la sera? No, dico sotto il vostro manto di aristocrazia. E amatela e proteggetela. E sarò sempre il vostro devoto, cavalier Paolo Pignata. Chiuia Lizza. Basta. Basta. Mogliera, comincia tu. Io ho accondisceso in questa mia prematura venuta in questa casa. Attento a condistire questa vestina. Perché la cosa era molto ingrasciata. Pensi, signor Quarara... No, Pignata, Pignata. Scusi, signor Pignata, che mio figlio non mangiava più, non dormiva più. Stava morendo a litta. Se ci potevano fare le ragge. Pensi che si era riduciuto così? Tanto è acceso per vostra figlia che la notte prima di andarsi a coricare ci aveva imbacchettato un macello d'acqua. Pensi che una sera, non poter capire da dove arrivava questa puzza di bruciato, stava sbampando con tutte le coperte. Mamma, zio, dico,
Zitto, tu zitto, che ancora troppo tenero e certe cose non le puoi capire. Moglie, non ti affaticare tanto. Comunque, chiudo questa mia sperando che la cosa capirete e tanto a lungo non la porterete. Ora continua tu. Cosa? No, niente, niente. Parlavamo di certe situazioni qui in famiglia. Dunque, prima di tutto, facitici conoscere la pizziotta che deve impalare mio figlio. Subito, la vado a prendere. Come ci stiamo io? Bene, ci stiamo bene, io? Ma l'importante è che parlate il meno possibile. Allitta, spegnere il fuoco. L'importante è che il cavaliere l'abbia bevuta. Sì, sì, io tu sapevi, ma noi ci vorremmo mangiare. No, sì, sì, silenzio adesso che vengono. Elena! Queste gare. Quello è tuo secondo padre. Quella è la tua seconda madre. Quella è tua cugina. E questo è il tuo terzo padre. Ma che è figlia di una cooperativa? Sono felicissima di conoscerli. A C80. Bene, bravo mio figlio. La ragazza è di mio piacimento. Caro fratello, hai ragione, la carrozza è bidditta. Permettete che la osservi? Prego, prego. Fa tirare una controllata. La ragazza, come diciamo noi nella nobiltà, è veramente buona. No. Grazie. Non pensando da quale altra noblessa discende la nostra razza, sono venuto qua nel vostro abituro. Io sono cantavuturo e mi registro niente. Abituro. Silenzio. Per chiedere la mano di vostra figlia. Ho detto, miei cari, ho detto. Fini a aprire, caputiamo a raccogliere. Fratello, adesso alla banchicina quattro tu. Certo. Allora, caro signor Pignata, io ho attantato tanto questo... Taranto? No, no, tanto, tanto. Questo momento che mio nipote si sposasse. Io purtroppo figli non ne ho, corpa fisiologica di mia moglie. Cosa? E niente, siccome figli non ne ho, a morte mia tutte le mie sostanze... andanno a lui, che si ammontano per un 25-30 milioni e rotti. 30 milioni? E che ci parlano picca? No, no, dico... Ci parlano picca? Naturalmente, oltre quelli che ci do io. Essendo figlio unico, tutte le mie sostanze vanno a lui. Casa, ville, palazzi, oro, argento, eccetera. Eccetera, eccetera, che potiamo considerare sotto sopra 3, 5, 7, una disculpa, dalle 12 alle 13 milioni. Vi abbastano? Signora Eccellenza, io divento una formicola. È che noi siamo troppo ricchi. Pensi, cavaliere, che l'altro giorno, per esempio, mio figlio mi ha detto: papà, non è che hai qualche spariggio addosso? Io ho ricevuto le sacchette, ho trovato 1,5 milioni in contanti e glieli ho dati. A proposito, figlio, cosa hai fatto con quei soldi? Sa pacattare a simenza, fratello. Ma che sei cretino, caro fratello? Sta accattando 1,5 milioni di semenza. A Pietro con 1,5 milioni tutta l'apa c'era. Sì. Ma no, no, ho pagato il salto e ho pagato dei lavori in campagna, bellezza mia. Ora sì che ci siamo. Senta, Marchese, io volevo invitare i suoi a pranzo, ma non so se posso permetterlo. Provateci.
Signor Marchese. Signor Marchese. Papà. Dica. Signor Principe. Addio. Signor Principe. Dio. Dica. La signora Marchesa e Contessina. Posso avere l'onore e la conferenza di invitarvi a pranzo? Ma come mi permettete? Come mi permettete? Che noi parliamo già morto di fame. Ma che vi parliamo morto di fame? E ci pare guardare perché non mangiamo. Che bello. Ma io era per festeggiare il compleanno e il fidanzamento di mia figlia. Se volono accettare, per me è un grande onore. Un momento che ci consultiamo. Camaffè. Grazie, caffè. Camaffè. A parte. Senta, signor... Pignata. Bene, signor Pignata, facesse mettere la pignata in capo che noi accettiamo. Però nell'aristocrazia non si fanno feste incucchiate, perciò rimaniamo a pranzo per festeggiare il compleanno di sua figlia, nonché mia nipote. E domani... Facendo uno sforzo... Un altro pranzo per festeggiare il fidanzamento. Sì, sì, per mia pure tutta settimana potete arrestare. Non mi metta questo pocio in testa. Che già ne abbiamo parecchi. Permesso, signor Cavaliere. Dimmi, Matteo. C'è il suo amico Don Giacomo. È con sua moglie e sua figlia. No, da solo, da solo. Fatelo passare. Signora Eccellenza, scusate un attimo che c'è un amico. Questo Don Giacomo non mi suona bene. Manca a mia. No, un amico di famiglia, un amico di famiglia. Avanti, avanti. Buongiorno, come stai? Come stai? Un po' di che dici? Ma tutto a posto, vinne per dire te che mi dispiace, però non posso arrestare a pranzo. Guarda, come un po' arrestare? A dire ai snello, una madre da buon armadimento. Poi oggi hai troppo che fare. Sogno puntato con l'usciere, di gittare fuori di casa, cinque morti di fame, canna tutto mondo in ginnesti. E Iacco? Avevi 6 mesi con mi pago. E inoltre mi fecero un babbio, con mi scordo più per tutta la vita. Ma stasera ci va a scurare fuori a mezza strada a essere disgraziati. Mi dispiace che non riesci già, ma prima che te ne vai, ti voglio presentare il Ripiazzo Rosso. Ma no, no. No, no. Sì, l'illustrazione della nobiltà, no, ora diventiamo parente. No, no, Paolo, ma io farei brutta figura, poi non sogno vissuto buono. Un'altra volta, un'altra volta. Ah, come dice tu. Come arrivederci, dice tu. Paolo. Ciao, arrivederci. Signori, baciamo le mani. Ma come vi permettete? Come vi permettete? Zittete tu, che ti può venire qualche infarto. Scusa. Presentare un diritto per padrone di casa! Sì, il cuore c'era arrivato nelle nocche, c'era arrivato. Ma ha sentito cosa ha detto? Che volevo buttare fuori 2 vecchi morti di fame. Ma dove ce ne andiamo? Ah, ne andiamo. Siamo nel caga mia, io. Scusami. Siccome non mi conosce, io... Scusatemi e perdonatemi. Scusatemi. Senta, avrei una sorpresa per voi. Scusatemi un attimo. Matteo! Sì? I gelati sono pronti? Gelati? Gelati? Sì, subito. Sì? Ah, no. Per damace. Quel cameriere sicuramente lo ha tacciuniato. Togliti! Non ne usiamo. Venga qua. Brava. E una talmente l'abitudine. Fammi sognare un po' di vedere qua. Nei migliori salotti di Parigi. Fammi pulire. Vedo che vi piace. Si piccheri però. I bicchieri li fanno sempre più piccoli. Mio.
Ma chi è un melucco? Fammi darti una cosa. Marcosino, a favorire. Grazie, zio. Lo metto nel frigiterio. Non ci appizzi pure lei, eh? Aspetta, oh. E che fa, non ne avete visto mai? È mio questo era. Era. Signor Marchese, il nasino. Signor Marchese, non è che... No, no, lo tenga, lo tenga. Prego, non accettiamo cose noi. Non è che vogliamo andare a fare una passeggiata giù in giardino, così, per prendere un po' d'aria fresca. Andiamo, andiamo, andiamo. Andate, andate. Sì, prego, andiamo, prego. Andiamo. Io rimango qua. Andate pure. Prego. È vero, una bella cosa essere ricchi, oh. Basta solo non avere un pensiero, campangiare, come l'appare l'affitto. E tenta per davvero miseria, oh. Fa diventare vecchi prima del tempo. Ma ora, io mi voglio correre su di ornare e benessere. A faccia di chiedere quanto possono permettere. Capo è, stai parlando di uno come me. Tale, capo tavolino c'è un campanello, ora suono, e vediamo come viene e che mi porta. Comandi! Mizza, che mia moglie è se vicino fico! Io sogna cammariera la signorina Elena, non c'è bisogno che va ammucciati, saccio tutte cose. Mariotta mia! Tu, Nicolino, a che cosa ci fai qua? Come sei vestuto? Dici che sai o non sai? Saccio che la signorina Elena, uzzito la signorina Elena, portava uno qualunque che faceva sua pace. Ma no, che eri tu! Come sei vestuto? Che cosa ci fai qua? Ovviri, io, faccia cammarera per causa tua! Ancora con la sciafalaria stai? Zitto, tu pare voce, zitto! Sì, è vero che fai cammarera per causa mia, ma almeno te l'ha passato buona! Tu non sai come sta bene anno, io! Sta bene anno? Sì, disgraziato, sì! Delinquenti! State! Disgraziato, sì! State! Comandi, cavaliere! Ma tu che ci fai qua? Che ci fai qua? Matteo, me padre a me. Come? Scusate, cavaliere, scusate. Questo bimbo non è mio figlio. Questo bimbo l'altro giorno è venuto qua con una lettera. Una lettera di un mio amico, dove c'era scritto se io lo potevo assumere qua alle dipendenze insieme a me dei miei padroni, perché i genitori lo hanno abbandonato da solo e senza una camicia. Gliacchi. Ma dico io, ma come si fa ad abbandonare un bambino da solo e senza camicia? Se a me capitasse di trovare i genitori di questo bimbo, li prenderei a legnate, le prenderei. Giusto. Al padre? Ma certo, cacchi. Ah, mi pare io, va bene, cavaliere, io me ne vado. Tu, Peppinetto, vedi cosa vogliono i signori, va bene? Peppinetto, che si è fatto bello? Ca come te l'ha passato? Buona. Ca un taglio si è fatto, si è desanorato. Ecco. Ma dove ci conosci a sto caruso? Vieni qua. Ah? Mi dica, questo è il nostro figlio. Come il nostro figlio? Come il nostro figlio? Come il nostro... Mamma! Sì! Mamma! Non facete voce! Sì! Mamma! Zittate! Un bello voce! Peppinetto, vieni qua. Chi si è fatto l'anno? Ne guai, siamo. Chi si è fatto l'anno? Amo stato nella stessa casa e manco l'amo visto. Sì, disgraziato! State! Delinquenti, sì! Come ti affronto a fare il caruso senza camisa? Disgraziato! State! Ma ti disgraziato! Un caruso senza camisa! Ma perché mi affrontare senza camisa o la via manco io? O la via manco tu?
Cammina da panna, contami tutte le cose, che voglio sapere tutte le cose. Cammina, cammina, cammina. Marchesino, mi pare che ci stia andando bene, vero? Pare che se la sia bevuta. Speriamo che continui a crederci. Se mi uscirà questa pasta, per voi, donna Carmela e Nicolino, ci sarà un regalo che neanche immaginate. Permesso? Sì. Permesso? Il cavaliere non c'è. Dimmi, Matteo. Ah, cavaliere, devo annunciare una visita. Sì. La principessa di Casatorre chiede di essere ricevuta. La principessa di Casador? La principessa di Casador? Fatela passare. Anzi, no, 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 aspetta, la ricevo io. Ma... Porca, porca. Ma io non capisco come mia zia l'abbia potuto venire a sapere. Io lo sapevo che aveva finito la schifo. Lo sapevo che aveva finito la persona. Pasqua! Pasqua! Oh! Sì. Che sorpresa! Sì, la sorpresa da me, che te puoi spugliare. Spogliati! La principessa di Casador! Spogliati! Per carità, non mi volete rovinare la bellezza mia, no! Spogliati, che accappa stonate, ma finisci! Spogliati, che bastonate, ma finisci! No, no, per carità, per carità. Quanto onore oggi in casa mia. Prego, prego. Oh, grazie, grazie. Datemi una sedia, quanto mi assento. Sono ammalata e stanco presto. Oh. Grazie. Principessa, ma chi ve l'ha fatto fare? Che perché non pensate alla vostra salute? Perché intra mi seccavo sola come una cane. E poi non voglio stare lontana da mio marito. Dove sei, mio principe azzurro? Avvicinati, che ti ho fatto l'occhio nero. Qua, sogno. Mia diletta consorte. Ti mangiava la testa, vero? Per forza per lì non avevo affare fare. Ora in mezzo a voi sono più tranquilla e mi sento più meglio. Si è risettata. Sì. Sono venuta perché intra me la sentivo troppo ardente. Il desiderio di conoscere la donzella che ha fatto perdere il giricoppolo a mio nipote. Ma dov'è? Me la potete ammostrare? Subito, la vado a prendere. Non te potevi stare io, no? Davvero? Per forza che mi sta bene nel caso. O me malattrattare, niente, perché ma se no finisce malamente. Ma prima ma spignolare tutte cose. Va bene, l'ora è a biancheria. Non ti conviene? A faccia di sorte. Se avesse vinto malaria ti facesse sapere io. Pasquale, non è che hai vinto malaria. Ricevete? Non è che hai vinto malaria. Ti rugno io. Basta, sogno tua moglie e mi posso permettere. Basta che rompi sta catina con sta sciafalaria. Brava. Sciafalaria mia? Allora laviti piatta, linda cammarera. Niente. Avi 10 anni che ti prometto una zaccata di legnate e mi pare a mia che arriva un momento giusto. Ehi, cosa succede qua? Fabio! Chi si care, sonno, 5 morte di fame. Su Don Nicolino, duoco. Ene, un scrivano pubblico, un salassatore. Chi ti ha lasciato l'aria di sua moglie? Oh, cosa e chi ti ha lasciato l'aria di sua moglie? Un giurato secondo, un giurato. Chi so è Don Nicolino, un scrivano pubblico e manco buono. Ah, certo. Zitti, basta, silenzio, per carità. Lasciate che vi spieghi. Ma prima, permettetemi di cacciare via questa donna, la quale ha nutrito bassi sentimenti nei nostri confronti e deve essere cacciata via. Via! Ci penso io! Fora! Sciafalaria e roba marite! Fora! Fora! A furto! Fora! 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 Oh! Signora Eccellenza, io a sto punto non ne sta capendo niente. Papà, ti prego, puoi parlare al mio fidanzato. Ascoltalo, papà Pietro. Cavaliere, vi giuro che tutto questo è stato fatto per la vostra insistenza di portare in casa i miei parenti, i quali mi hanno comunque già dato il loro permesso per iscritto. Io pensavo che la presenza di questi tre avrebbe fatto più figura, ma mi sbagliavo. Vi chiedo umilmente perdono. Ma prima di andare via, è bene che sappiate che la mia vita, senza la vita di vostra figlia, non ha nessuno scopo, bellezza mia.
Cavalino, a come si commuove? A che pegnata è? Papà, magari io ho un pozzo campare senza riddu, credimi, per l'anima della mamma. Per davvero avete consenso scritto il vostro genitore? Sì, eccolo. Poi, se non ci credete, domani stesso potete venire in casa mia e i miei saranno felici di accoglierla. Poi, quando conosceranno la mia adorata Elena, saranno loro stessi a venire a frequentare casa vostra. Papà. Figlia mia, non farà così. Casi c'è uno che può stare senza te, che tu sogno. Commovente. Bravo, bravo cavaliere Pignata. Bravo cavaliere Pignata. Bravo, bravo. Cavaliere, che fa? Ho fatto servere un pranzo. Un pranzo? Facciamolo servere. Però sti quattro qua. Che? No, no, no. Dico, visto che ora ti ho fatto finta parente, ora facete per metà, a pranzo con me. E come meno. Ora sì che ci siamo, cavaliere. Favorita da banna. Cavaliere, se permette a mio marito mi porta da banna io da cucina con me figlio. No, 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 se mio genero permette, facciamo così. Ma sì, sì, fate liberamente, papà. E allora, i fidanzati a braccetto. Il principe risuscitato marito a braccetto con moglie e figlie. Io do il braccio a marchese e alla marchesa. Vogliamo andare, bellezza mia. Avanti, partito treno. Bellezza mia, bellezza di mia moglie, di mia nepote, e speriamo che potessimo chiudere tutto in bellezza. Torno nella mia miseria, ma non mi lamento. Speriamo che il pubblico sia rimasto contento. Yahoo! Alessio, c'è? Alessia? Alessia? Scauzzo! Fatta fu! Esperi. E Alessia? Se aspettate un secondo facciamo il sorteggio, un attimino. Alessia arriva o non arriva? Il gelato non c'è? Scusate. Carmela, rida capitano. Lucia, Cinzia D'Agostaro. Pupella, Irene Di Matteo. Don Giacomo, Damiano Guttilla. Don Pasquale, Lino Signorello. Don Nicolino, Fabio Di Carlo. Peppinello, Fabrizio Fullone. F-
Filomena, Rosalinda Iachetta. Matteo, Vincenzo Alfonso. Marchesino, Rosario Misita. Cavaler Pignata, Giuseppe Nicchitta. Antonino, Mario Macaluso. Maria, Zusi Passafiume. Elena, Arianna Impolito. Suggeritrice, Maria Rosaria Imburgia. Regia di Franco Ippolito. Chi sono i camerieri? Paolo Girrito. Piccaglia Giuseppe. I camerieri. Paolo Girrito e Piccaglia. Alessia Maranto, la presentatrice. Io vorrei che salisse, se c'è, il sindaco. Dici che c'era. Non c'è, è andato via. L'assessore? A sola? Era lì? Ok, va bene. Grazie a tutti. Ah, il sorteggio. Ok, iniziamo dal terzo premio, giusto? Vai Alessia. Sì. Terzo premio, prendi un bigliettino. E Gianni e Rosanna, salite. Franco, pure tu. No, tutti qua sopra, vieni. 378, il terzo premio, una cesta di prodotti tipici offerti dall'azienda di Spenza. Grazie Nana. Secondo premio. Prego. Amani. Zero, 432. Secondo premio è una tela, una foto portata dal fotografo all'Ascari, sempre offerta da lui. Noto, Officina Noto, una tela fotografica. Primo premio, la televisione. Presidente. Faccio chiamare Caruso. Franco, dai, amoni, Franco. La televisione. Grazie a tutti per aver contribuito a questa serata. 435. Alla riserva? Ah? 435. Prossimo anno. Riserva, tutti e tre? Riserva per la terza. 579. Vai Alessio. Riserva per la seconda. 6. Ma non l'ha detto io mai. Trentanove. Tombola.
Grazie a tutti, una buona serata. Prova. Ah, tempo 30 giorni. No, no, l'appendiamo poi. Allora, dove sono i chitarristi? Prova, prova, prova. Ciao, Masi. Ciao.